messo in campo la lista Salerno di tutti, perché c'è necessità di cambiare a Salerno, cambiare amministrazione e proporre un programma alternativo alle cose che si sono fatte fino ad oggi. Noi pensiamo che c'è necessità soprattutto di impegnare fondi pubblici per trovare occasioni di lavoro. Salerno città, come altre città del meridione, soffre di una percentuale altissima per quanto riguarda la disoccupazione, il precariato, il lavoro nero. Pensiamo che bisogna puntare a recuperare in modo particolare il patrimonio edilizio esistente e non costruire nuovi alloggi come si sta facendo, che non vengono assolutamente venduti perché non c'è bisogno. Pensiamo ad una mobilità sostenibile dove si punti in modo particolare al trasporto pubblico locale. Pensiamo a far partecipare i cittadini alle scelte del comune e pensiamo anche che sia necessaria un'attenzione molto più grande rispetto ai problemi della povertà, della nuova povertà che c'è. Perché candidata con Salerno di tutti? Candidata con Salerno di tutti perché dopo una lunga militanza in un sindacato di base, adesso stiamo aprendo una nuova sigla, la SGB, il sindacato generale di base, per essere vicino a tutte le problematiche della città, che principalmente per noi sono la casa, il reddito e il lavoro. La casa perché si costruiscono solo le case per i ricchi e non si tiene presente degli sfratti per morosità incolpevole. Il lavoro perché manca e il reddito perché è indispensabile per togliere il lavoro nero. Perché candidato con Salerno di tutti? Perché a prescindere dal fatto che condivido tutti i punti del programma, però in modo particolare mi sta a cuore il lavoro in questa città. Mi sono candidato per portare in consiglio comunale le vertenze dei lavoratori che hanno perso il lavoro, per coloro i quali non hanno un lavoro, ma soprattutto per coloro i quali a causa del lavoro sono stati affetti da patologie anche gravi.